Cari amici, oggi con questo tutorial vedremo come costruire una cella di lievitazione in pochi passi. Eccoci pronti a realizzare la nostra cella di lievitazione. Per prima cosa ho preso il pannello isolante termoriflettente e ho tagliato 5 rettangoli della misura delle pareti interne. Usando il nastro biadesivo e la colla li attaccheremo alle pareti. Ovviamente ognuno adatterà i fogli termoriflettenti al mobile che ha. Io qui ho fatto i tagli per le cerniere dello sportellino. Vi consiglio tra l'altro di mettere vari punti con la colla lungo tutto il perimetro, perché poi quando la cella si riscalda il biadesivo tende a mollarsi. Una volta che poi hanno aderito tutti i pannelli, col taglierino effettueremo gli aggiustamenti e toglieremo le varie parti in esubero. In questo caso c'ho un piccolo esubero nella parte destra, quindi non faccio altro che incidere col taglierino proprio nell'angolo e mi aiuto con le due mani, stando attento a non strappare la parte che ho già appiccicato sul fondo. È una cosa molto semplice che però vi aiuterà. Accelero un po' il video perché dobbiamo semplicemente ripetere la stessa operazione per le altre tre superfici restanti. Il mio consiglio è sempre quello di mettere i bordi oltre il biadesivo o del silicone o una buona colla che tenga, in modo da aumentare la presa del pannello all'interno della cella di lievitazione. Ho approfittato dei due buchi posteriori del mobile per far passare il cavo di riscaldamento dei terrari e di fissarlo con dei piccoli chiodini con le fascette di plastica. È un sistema molto comodo. Io ho usato un cavo di 3 metri da 90 watt. Potete scegliere di usare un cavo più lungo e avere una serpentina più fitta per raggiungere prima il calore. Questa è una scelta che sta a ognuno di voi. I cavi hanno all'esterno un attacco Faston e poi vedremo come attaccarlo. Bene, ho preso il mio termostato Inkbird, la cassetta di derivazione, e l'ho ritagliata in modo tale che il termostato possa entrare e poi possa andare fissato. Inoltre sopra nella scatola ho fatto un buco creando uno spazio per poter mettere un interruttore per la luce e una presa elettrica. Iniziamo adesso a fare i collegamenti elettrici. Qui abbiamo un piccolo schema sul termostato. I primi due slot sono per l'ingresso dell'elettricità,
Qui abbiamo poi la sonda di calore e qui abbiamo poi il cavo di riscaldamento. Quindi io mi sono già preparato creandomi dei piccoli pezzi di cavo elettrico. Quindi la prima cosa da fare è mettere il cavetto che andrà nell'alimentazione, qui nel primo slot, e lo fissiamo. Ok, un altro cavo poi partirà dal primo dei due buchi del cavo del terrario, perché ricordiamoci che il cavo del terrario va alimentato. E lo fissiamo qui. Dopodiché questi due cavi li intrecciamo e collego altri due cavi. Uno che andrà alla presa elettrica che aggiungiamo e un altro che andrà all'interruttore della luce. Quindi prendo tutto questo bel grumo di cavetti, lo sistemo per bene. Arrotolo tutto così. Ok, quello si è staccato ma non fa niente. Prendo un bel mammut abbastanza largo. E ci butto tutto dentro. E questa è la prima parte. Adesso faccio la stessa cosa con gli altri cavi. Secondo cavo nell'alimentazione, che poi stringo subito. Ok, e qui legato all'alimentazione poi ci andrà l'altro cavetto che va alla lampadina, all'interruttore, l'altro cavetto che va alla presa elettrica e in più un altro cavo che andrà direttamente nel cavo del terrario. Quindi anche questi. Non sono molto pratico, però li attorciglio ben bene. Prendo l'altro mammut butto tutto dentro e stringo. Ok, adesso a questa estremità bisogna collegare un faston. Io faccio semplicemente così e nel faston metto il cavo. Ho fatto la stessa cosa con un altro cavo che andrò a collegare qui nell'ultima parte del cavo del terrario.
Adesso manca da collegare la sonda e poi l'elettricità. Sfruttando i due buchi del cavo del teleriscaldamento, da una parte faccio passare la sonda che rileverà la temperatura e dall'altra parte invece farò passare il cavetto che collegherà poi la lampada all'interruttore. Ho semplicemente messo il termostato nella scatoletta di derivazione e da dietro sto passando i due cavi che vanno alla lampadina che ho montato nella cella. Quindi prendo un mammut bianco e collego il cavo blu della lampadina a uno dei cavi blu liberi che avevamo inserito nel primo gruppo di cavi, come si vede dalla foto. Poi l'altro cavo lo collegheremo più avanti all'alimentazione. Adesso inserisco anche i due cavi del sensore di temperatura, quindi c'è lo spazio proprio di lato ai cavi di alimentazione che sono liberi, metto i due cavetti e li avvito. Adesso ho preso il secondo cavo della lampadina, ho attaccato un mammut e a questo mammut ho attaccato una piccola prolunga perché poi il cavo andrà collegato all'interruttore. Adesso possiamo andare nel retro, prendere i nostri due cavi gialli e collegare i Faston all'attacco, al Faston femmina, diciamo, del cavo riscaldante. E così abbiamo collegato il nostro cavetto. A questo punto possiamo prendere le due clip arancioni che avevamo rimosso dal nostro termostato, le inseriamo nella guida e le portiamo avanti spingendo fino alla fine della cassetta di derivazione per bloccare il termostato in modo tale da fissarlo. Poi, volendo, si potrà anche siliconare. A questo punto ho preso il cavo elettrico che colleghiamo alla presa, ho sfoderato i tre fili e collegherò il cavo blu agli altri cavi blu, ribloccandoli poi con un mammut. Il cavo marrone lo collegherò ai cavi rosa, bloccando tutto con un altro mammut, e il cavo di terra resterà libero perché poi verrà attaccato in un secondo momento alla presa elettrica. Devono restare solo 5 cavi da collegare, 2 che escono dal mammut coi cavi rosa, un cavo che esce dal gruppo di cavi blu, il cavo giallo della presa a terra che viene appunto dalla presa della corrente e un altro cavo che viene dalla lampadina. A questo punto possiamo chiudere la nostra cassetta di derivazione e far uscire fuori i cavi dalla mascherina. Adesso iniziamo a collegare la presa elettrica. Prendiamo l'unico cavo che viene dal gruppo di cavi blu e lo mettiamo in uno dei due poli del frutto e lo stringiamo. Poi prendiamo uno dei due cavi che vengono dal gruppo dei cavi rosa e lo mettiamo nell'altro polo e lo stringiamo. E poi in mezzo verrà il cavo giallo, che è il cavo della terra, si distingue nei frutti perché c'è proprio l'icona
e stringiamo anche questo e possiamo posizionare poi la nostra presa elettrica all'interno della mascherina. Con gli ultimi due cavi rimasti andiamo a collegare l'interruttore della luce. Un cavo nella prima fessura e lo stringiamo, e l'altro cavo nell'altra fessura dell'interruttore e stringiamo anche questo. Abbiamo così completato tutto il cablaggio elettrico della nostra cella. Per avere una maggiore tenuta del calore ho preso una gomma di quelle che si usano per sigillare le porte e le finestre per gli spifferi e l'ho attaccata lungo tutto il perimetro del mobile dove poi si chiude l'anta. Oltre al biadesivo, in alcuni punti ho messo anche della colla per far sì che la presa fosse più resistente. Ho preso due ganci che usiamo per chiudere i mobili in modo che i bambini non possano aprirli, per dare una maggiore aderenza dell'anta al piano. Ho costruito anche una piccola griglia in legno per evitare che i vari contenitori non siano a contatto diretto col cavo riscaldato. Finalmente la nostra cella di lievitazione è pronta per essere messa in funzione e usata. E buon impasto a tutti!